primo bilancio della condizione della squadra, dopo la prima fase, diciamo. Beh, diciamo che la sosta è servita, che era al momento giusto, è servita per farci capire e cercare di risolvere i problemi che purtroppo all'inizio stagione ad ora abbiamo sempre avuto per quanto riguarda il reparto difensivo. Alla fine che siamo la squadra che ha subito più gol, quindi c'è da, come abbiamo fatto in questa settimana, ci abbiamo lavorato per cercare di evitare di subire ancora gol stupidi alla fine, che abbiamo preso dei gol da dilettanti alla fine. È un'annata così dove dobbiamo cercare di raggiungere il nostro obiettivo, che è la salvezza. Ora mancano 5 partite su cui dobbiamo cercare di raccogliere il più possibile. Già da domenica a Prato una partita difficile, uno scontro diretto dove dobbiamo cercare di portare a casa punti importanti per poter raggiungere una salvezza che per noi diventa determinante. Ecco, Prato non potrebbe essere determinante anche dal punto di vista psicologico, perché se si riparte bene può darsi che sarebbe un avvio, diciamo, favorevole per l'ultimo percorso. Sì, Prato è una partita che è un bivio importante sia per noi che per loro. Di sicuro chi riuscirà a sfruttare al meglio le occasioni che capiteranno potrà uscire da questa zona calda, anche se ancora è presto dire uscire o non uscire da questa zona. Noi ci siamo incasinati nell'ultimo periodo da soli, abbiamo buttato via quello che di buono si era fatto negli ultimi 2 mesi, quindi ora bisogna ripartire a testa bassa, lavorare e cercare di portare l'entusiasmo che abbiamo fatto perdere ai nostri tifosi nell'ultimo periodo, cercare di farlo ritornare, e i tifosi ci devono stare vicino perché è un momento delicato, un momento dove ci giochiamo la permanenza in prima divisione. Quando l'abbiamo ovviamente incontrato, eccetera, cosa è potuto cambiare da allora adesso con la squadra toscana? Cosa è cambiato? Loro giocano sempre alla stessa maniera, hanno gli stessi effettivi. Noi abbiamo cambiato qualcosa. Noi ci siamo rinforzati, abbiamo recuperato i punti importanti alle squadre che erano sopra di noi. È nulla, c'è anche da dire, siccome sento parlare sempre a gennaio il mercato, i vecchi, i nuovi, noi siamo un gruppo importante. C'è da considerare che il gruppo di quest'estate, quelli che siamo partiti, fino alla prima di ritorno col Barletta ha fatto 24 punti. Quindi per migliorare dobbiamo fare qualcosa in più, perché io considero la prima di Barletta, perché Barletta era la prima di ritorno, però erano gli stessi che hanno fatto tutto il giorno d'andata e dove va. Noi dobbiamo cercare di migliorare il bottino che abbiamo fatto nel girone d'andata. Ora mancano 5 partite, dobbiamo cercare di raccogliere il massimo su ogni partita. Sarà difficile, però ci dobbiamo provare, perché l'obiettivo nostro è quello di raggiungere la salvezza prima possibile per poter programmare prima possibile un campionato importante per il Catanzaro Nattrano, che poi il campionato importante l'ha programmato con la società, con il direttore, per vedere un po' quali sono anche gli obiettivi. Noi ora l'obiettivo primario è quello della salvezza. Ministro, lei ha detto di migliorare, però con i calcoli non ce la facciamo rispetto ai 24 punti della gara, perché sono 32 e 15, arriveremmo a 47, quindi migliorare quello che stiamo fatto fino a dicembre. Sì, uno considera la prima. Vabbè, questa qua è solamente una battuta. Sì, uno considera la prima di campionata, anche la prima di ritorno la considera con tutti quelli che sono arrivati, invece non è così, siccome noi ci siamo migliorati, però il girone di ritorno è sempre un campionato più difficile, quindi dobbiamo solo cercare di fare più punti possibile, perché come è difficile per noi è difficile per gli altri. Vedo che anche gli altri non è che riescono a raccogliere più di tanto, togliendo le prime 8 che secondo me faranno un campionato a parte, che alla fine ormai si è staccato, 8 che lottano per un playoff per chi andrà su e 8 che lottano per non retrocedere. Un campionato fino a 3 settimane fa, tranne 3 squadre che si erano già staccate, è bello, perché chiunque poteva lottare per andare ai playoff.
Ora si sono divise le squadre più importanti, quelle che hanno gli elementi più importanti, si sono divise a lottare per fare un tipo di campionato. Quelle che hanno le squadre attrezzate per cercare di non retrocedere faranno un altro tipo di campionato in queste 5 partite. Io direi che è un ciclo di 5 partite dove chi raccoglie di più raggiungerà il proprio obiettivo. Lei ha detto di che ora da Prato bisogna ripartire. E lei pensa di ripartire conservando lo stesso assetto o c'è la possibilità di dare qualche stimolo in più, magari con qualche elemento diverso da quello visto nelle No, ultime settimane? probabile che a Prato ci sia qualche innesto diverso di quello che si è visto nelle altre settimane, anche perché è giusto premiare anche chi durante la settimana dà qualcosa in più, mi fa vedere qualcosa in più. Fino a 2 settimane fa, tre, la squadra portava i risultati con quegli effetti e giocavano con gli effetti lì. Ora i risultati sono cambiati, quindi io devo cercare di fare un bene per il Catanzaro. Chi sta meglio giocherà. È normale, può darsi anche che, no, può darsi, è probabile che a Prato si cambierà anche modulo, quindi ci stiamo lavorando per cercare di trovare la soluzione migliore dove cercare di essere più coperte, ma contemporaneamente essere più pericolose e portare a casa un risultato importante. Certi ricambi sono obbligati perché c'erano due squalificate, vero, Bacchetti e Ronaldo. Sì, quelli sono squalificati, ma non è che sono squalificato, giocheranno altri due, però i cambi non è che li faccio perché ho due squalificate, li avrei fatti ugualmente, non in questo caso perché ci sono due squalificate, avrei cambiato sempre qualcos'altro perché ultimamente c'è qualcosa che non mi quadra e va cambiato. Mister, lei ha detto che forse cambia anche modulo. Possibile la difesa a 4? Probabile. Se Catacchini mi recupera al 100% è probabile che si giochi con la difesa 4. A proposito di Catacchini, come stai? È recuperabile? Oggi si dovrebbe aggregare a gruppo, però bisogna vedere nei movimenti con la palla sul campo quello che come sono le condizioni. Se Catacchini sta bene non ci sono problemi. Guardando i numeri si evince che il Catanzaro è una squadra poco equilibrata, nel senso che o vince o perde, fa tanti gol però subisce tanto. Può essere questa la chiave di lettura che spiega la classifica altalenante di questo Catanzaro, che fino a qualche settimana fa sperava di poter raggiungere qualcosa in più e adesso si ritrova di nuovo a lottare per la salvezza. Ma noi si sapeva già che dovevamo lottare assieme ad altre squadre. Potevamo fare un salto in avanti se si era fatto il risultato a Frosinone. Quella era la partita dove noi era la partita decisiva dove poter lottare verso su o verso giù. Dopo quella partita voglia di battere Perugia o non battere Perugia. Con Perugia abbiamo anche perso. Dopo Frosinone l'obiettivo era la salvezza perché il campionato era quello. Quindi dobbiamo lottare per quell'obiettivo. Poi qual era la domanda? Sul discorso che è una squadra poco equilibrata, che non riesce forse a controllarsi, a gestirsi, diciamo, perché No, segna no, no, assai, però sì, ne no, subisce anche io tanto. sono del parere che noi abbiamo subito tanti gol. Secondo me i gol che abbiamo preso col Perugia, anche se ci sono stati errori, ci possono anche stare, però nella maggior parte delle ipotesi l'abbiamo preso quando siamo rimasti in 10 e poi nel periodo abbiamo giocato senza togliere nulla agli altri difensori che abbiamo. Quando abbiamo giocato con la difesa, sempre con gli stessi 3 effettivi, Catanzaro ha subito pochissimo. Come ho potuto cambiare, o per squalifico o per infortuni 1-2, abbiamo sempre preso delle imbarcate. Io sono del parere che la C1 è un campionato difficile. Chi l'ha fatta e chi sa come funziona può fare bene, chi è alle prime armi, robe varie per questa categoria che si deve solo migliorare e capire, è normale che ci possono fare anche degli errori, ma è una cosa normale, questo fa parte della crescita per un ragazzo. Noi col Perugia non ci dimentichiamo che giocavamo con due centrali, sia centrali destra che centrali di sinistra, con 2,93, non c'avevo altri cambi, non c'avevo nessuno, che c'avevo tra squalifiche e infortuni ce l'avevo tutti fuori. Giocare con gente là davanti come Rubinho, Ciofani o Tozzi Bossoi quando è entrato, o lo stesso Politano anche se è un 93, che è un giocatore secondo me eccezionale, anche se contro di noi non ha fatto nulla,
giocare contro questi elementi qua ti mettono in grossa difficoltà. Noi purtroppo siamo incappati in due partite dove a Frosinone abbiamo preso rigore ed espulsione ed è uscito l'elemento più importante per quanto riguarda i colpi di testa. In casa mancava uno bravo di testa come lui, mancava Catacchini, quindi ci siamo complicati la vita da solo con infortuni e squalifiche. Ora già domenica andiamo senza due elementi importanti, che erano due elementi che stavano facendo bene e l'abbiamo perso in una partita importante. Mi dispiace perché uno l'abbiamo perso per protesta e rimane in diffida. L'altro non sono riuscito a fare il cambio perché si è fatto buttare fuori Ronaldo, ho dovuto fare entrare Quadri perché volevo mettere un altro centrocampista e togliere lui, mettere Castiglia e spostarlo dietro in difesa. E non l'ho potuto fare dopo l'espulsione e subito dopo ha preso l'ammonizione. E questo dispiace, Rossotto l'ho dovuto togliere perché era in diffida per evitare di andare a Prato senza elementi. Dispiace perché questa era una partita dove si doveva giocare con tutti gli elementi, però chi scenderà in campo darà il massimo e sono convinto che se si ritorna a giocare, no, se si deve ritornare a giocare come un mese fa da Catanzaro, da squadra tosta, da squadre che vuole portare a casa punti importanti e non vuole essere risucchiato al quintultimo posto. Questo deve essere l'obiettivo. Comunque il dubbio che è un dato di fatto, perché la squadra ha avuto un rendimento a fasi alterne, una serie positiva, poi ha perso una partita, poi ha ripreso una serie, almeno nel girone di ritorno questa è la caratteristica della Nel precisa. girone di ritorno abbiamo perso due partite di fila che sono state Latina e Benevento. Abbiamo fatto una serie Poi positiva. abbiamo fatto una serie, poi abbiamo perso altre due partite di fila come ora e poi Quindi abbiamo ora fatto dovremmo il vincere tutte e cinque. No, Non vincere tutte e cinque. risultati positivi. Se la serie negativa di due partite, La serie è sempre di due partite. Su 5 c'è la vittoria di La due cosa partite. Su 5 sono tre fondamentale è vittorie di cercare di allungare sul viareggio. Mister, non pensi che nei cali di tensione, questa è una domanda che avevo fatto anche ad Ortoli nella chiacchierata l'altro giorno, possono incidere nel gran numero di elementi che ci sono come motivazione il fatto che c'è molta gente che è in prestito, che magari sa che a giugno va via? Questo non Lei mi credo. dirà di no, No, non è che dirò, però a volte si vede io nel sono campo. abbastanza sincero e tranquillo su quello che dico, che io li vedo tutti i giorni, si allenano al 100%, poi è normale, qualche calo di tensione ci può anche essere, chi dice io l'anno prossimo sono scadenza, devo cercare di evitare di farmi male per trovare una sistemazione, uno può anche ragionare così, però per il momento non mi sembra, io sono del parere che chi vuole trovare una squadra vuole una riconferma dal Catanzaro, deve dimostrare, deve farsi vedere in campo, perché chi gioca meno, chi si fa vedere meno in campo, alla fine non trova nulla. O non viene Quindi confermato, non fa. esatto, è difficile anche poi trovare squadre con tutto quello che sta succedendo in Lega Pro, è difficile. Ora l'anno prossimo che non ci sono le retrocessioni e la maggior parte delle squadre faranno tutte squadre giovani. Ci sarà ancora di più gente a spasso, gente di categoria più importante. Non ci dimentichiamo che c'era uno come Russotto fuori e senza squadra, un elemento importante così, come lo stesso Conti. Su elementi importanti dove purtroppo quando uno punta sul minutaggio deve fare delle scelte. Io sono del parere che elementi così, squadra bisogna sempre averli, anche perché sono gente che uno ti può risolvere la partita in qualsiasi momento e l'altro ti dà una garanzia per tutta la partita. Poi i giovani l'hanno messo in ruoli dove ti creano meno danni possibili. Questo è tutto. Va bene. Grazie. Ok, grazie.